Allora, adesso apriamo ancora un pezzo preso dalla televisione. Come dire, faremo uno sketch che sta sull'attualità, proprio sul pezzo, sulla notizia. Per farlo ho bisogno di un giornalista d'assalto e quindi vorrei sul palco immediatamente un giornalista molto grintoso. È la prima volta che è qui. Luca, prego. Indagheremo su dei fatti di cronaca e quindi io direi di far partire Quarto Grado. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Quarto Grado. Siamo a Monte Rotondo Scalo e dico scalo. Una tragedia, un'intera famiglia scomparsa, mille ipotesi, mille dichiarazioni, mille tracce enigmatiche. Vedo una bambina, andiamo ad intervistarla. Alti! Ciao, bella bambina. Non si parla con gli sconosciuti. Ma noi siamo della televisione. Ah, ma davvero? Come stai? Dimmi tutto. Quanti anni hai? Non si chiedono ai bambini, subitone. Dicevo, sei da sola? Sì. Sei triste? Sì. Hai saputo della tragedia? Sì, ho saputo. Ha saputo! E dov'è la mamma? La mamma è morta. La mamma è morta! E com'è morta? È morta sotto al trattore. È morta sotto il trattore! E il papà? Anche il papà è morto sotto al trattore. Anche lui morto sotto al trattore! Hai fratelli, sorelle? Sì, ma sono tutti morti. Sotto al trattore? No, sotto al trattore. E anche i cugini, gli zii, i nonni, gli amichetti, i vicini di casa, tutti morti sotto al trattore, una strage. Una tragedia, un'intera famiglia sterminata e non solo la famiglia, ma anche i vicini di casa e gli amichetti. Ma adesso, bella bambina, ti chiedo, chi guidava il trattore? Ma che domande? Io? Ma Quarto Grado indaga ancora. Colleghiamoci con il nostro inviato speciale per sapere il parere della gente. Sì, siamo qui, inviato speciale, eccomi qua. Allora, vogliamo sapere, proprio a te, ecco, sì. E volevo sapere, hai mai visto quella bambina? Non No. sapeva niente, te. E volevo sapere, ecco, ecco, la famiglia l'ha mai vista? No. Il segreto, sono tutti morti. Volevo sapere, ha mai visto quella bambina? Stava qui, girava, insomma, avete qualche notizia? No. Oh, ammazza che loquacità qui. Oh. Ecco, ha mai visto quella famiglia? L'ha mai conosciuta? Questa famiglia non la conosceva nessuno. Va bene, e allora passiamo ancora sul palco. A te, Luca, la parola. Grazie. Grazie. Abbiamo saputo esserci un testimone. Facciamolo entrare. Alt, lei è il testimone. Dico, lei ha visto tutto? Io non so c'ho niente, non ho visto niente. Ma come, la tragedia del trattore? Io non c'ho la macchina, figurarsi lo trattore. Il testimone ha perso l'occasione di fare lo scoop. Scusa, io ho visto tutto, so c'ho tutto. Ci dica, com'è andata? E la Monella voleva salire sul trattore. Allora a un certo punto non ce la faceva e io l'ho messa sul trattore. Vada avanti. Voleva guidare e allora io ho acceso lo trattore. Vada avanti. E ho accelerato forte, 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 forte. Vada avanti. E alla fine, invece di andare avanti, il trattore è andato a retro, capito? È andato a retro. Il caso è risolto. Che fine ha fatto il trattore? Silenzio. Vi aspetteremo alla prossima puntata di Quarto Grado per sapere dov'è il trattore. Un applauso, bravissimi. Comunque io la prossima volta che vedo un trattore me ne vado, perché si sa mai.